22 anni di Arezzo, 68 kg, seguito dall'istruttore Sokol Iachini contro Matteo Marcello, 19 anni da Lucca. Quindi un incontro regionale, vediamo angolo rosso Lorenzo Mattani, seguito da Sokol Iachini, campione europeo, angolo azzurro il lucchese Matteo Marcello, direttore di gara, l'arbitro il signore Ivan Ascensi. Parte subito soltanto la lunghezza dei suoi piedi, ancora va con il destro, va aggredendo nell'angolo rosso e cerca con il ginocchio di colpire al petto il mancino, il lucchese Matteo Marcello. Finta, va con il destro a colpire al fianco, ancora secondo tentativo di piede di Lorenzo Mattani. Questa prima ripresa, diciamo tre riprese da un minuto e mezzo ciascuno. Sfrutta l'allungo, l'aretino, cerca il mancino, il lucchese di piede, nulla di fatto, scivola nelle aringhe, si aggiusta la calzatura protettiva dello stinco l'atleta lucchese. Si riparte questo primo round, va con il sinistro, il lucchese cerca la combinazione piede e pugno, richiamato prontamente dal direttore di gara, mentre Sokol utilizza questo spazio di tempo per cercare di registrare la chiusura del casco protettivo dell'atleta aretino Lorenzo Mattani, 68 kg, 22 anni, e Mattani alla meglio ferma l'attacco del lucchese, poi sfrutta il suo allungo. Termina in questo istante il primo round e festeggia all'angolo il team lucchese, ma non sappiamo cosa festeggi, tant'è l'atleta aretino ha controbattuto in ogni circostanza l'avversario. Tutto pronto per il secondo round, rientrano nella ring Lorenzo Mattani, pantaloncini rossi, pantaloncini viola, Matteo Marcello di Lucca. Ottimo, bel diretto, e cerca di riportare il destro, utilizza il allungo potente, Mattani, Marcello Mattani, Lorenzo Mattani, scusate. Ancora colpo, si incontrano il piede sinistro, va il destro, va a cercare il volto, questa volta Mattani Lorenzo alza le braccia, Matteo Marcello 19 anni da Lucca, ancora un bel scontro e il mancino del lucchese cerca di sbilanciare, lo fa con il sinistro, ancora con il gol, vediamo Lorenzo Mattani cerca di recuperare, lo fa con questo bel sinistro. Matteo Marcello, il lucchese, grande pubblico a sostenere questo lucchese, va, stringe all'angolo, ottimo, va con il diretto, toglie addirittura il casco al lucchese, vediamo, fase finale, diretto di Lorenzo Mattani, Lorenzo ancora va, cerca con il braccio, con il pugno, cerca il centro del ring, piega la resistenza delle gambe, Mattani ancora in attacco e finisce la seconda ripresa. E vediamo il gesto di incoraggiamento dell'angolo di Matteo Marcello, cercano di incoraggiare il proprio atleta, ma ancora una ripresa che non sappiamo a chi venga assegnata per la serie di colpi dati e ricevuti. Bell'incontro, veramente, 22 anni l'aretino, 68 kg Lorenzo Mattani, seguito dal campione europeo Sokol Iachini, peraltro organizzatore della serata, team Iachini di Subiano, contro Matteo Marcello, 19 anni da Lucca, che spavaldo con grande pugno
pubblico al seguito cerca di, dal punto di vista della carica agonistica, di gestire il vantaggio a sue dire. Sono applausi che danno morale. Pronto per il terzo ed ultimo round, un minuto e mezzo che dovrà assegnare la medaglia. Scivola va all'angolo e vediamo, non ce la fa, la spalla è scivolato Lorenzo Mattani, non ce la fa, praticamente cerca di sostenerlo moralmente ma non ce la fa fisicamente Lorenzo Mattani nel riprendersi dopo la scivolata. Vediamo come reagirà la sua spalla destra. Vediamo ancora una volta, scivola e vediamo Lorenzo Mattani cerca e va colpito, un diretto. Matteo Marcello accusa torna all'angolo Matteo Marcello, vediamo richiamo ufficiale del direttore di gara mentre si ritorna al combattimento e vediamo l'atterramento, va in attacco il lucchese, cerca la ginocchiata, va l'allungo possente di ancora, va, cerca di dare consistenza, cerca ancora Matteo Marcello piega le resistenze sulla gamba destra della retina ancora una volta, momento decisivo, determinante, chi avrà la forza di sferrare l'ultimo colpo sicuramente verrà assegnata la medaglia. Lorenzo Mattani costretto a ancora sul piede d'appoggio sinistro, termina sicuramente Matteo Marcello per questo terzo round decisivo e l'angolo lucchese che esulta, ma è stata la scivolata d'inizio della terza ripresa che ha distrutto del morale Lorenzo Mattani, è scivolato oltre la leggera lussazione alla spalla destra, è stato un colpo decisivo che ha costretto Lorenzo Mattani a non utilizzare l'allungo di destra con il braccio destro e quindi vediamo l'esultanza di Matteo Marcello, convinto di avere conquistato il match, troppa convinzione. Vediamo una sola medaglia il direttore di gara, il signor Ivan Ascensi, arbitro centrale, seguito da Ivan Anastasi e da Carlotta Loro con Massimo Pizzi. Una ufficiale Matteo Marcello di Lucca che vince incontro per un punto, per un richiamo ufficiale dell'aretino Lorenzo Mattani, sconsolato mentre esulta Matteo Marcello. Esultanza, è giusto, il giovanissimo 19 anni da Lucca è venuto a espugnare il ring aretino contro Lorenzo Mattani che mestamente, desolatamente lascia il ring e noi ci avviamo verso il quarto turno, il quarto round, il quarto incontro che fa da corollario al campionato italiano di boxing, kickboxing. E siamo giunti al